dorso 6x12 della Horseman è un dorso altrettanto preciso, compatto, molto, molto facile da utilizzare e sostanzialmente diverso dal 6x12 Cambo per il fatto che non si innesta direttamente tra il vetro smerigliato e il corpo macchina, ma necessita di essere montato. È un'operazione molto, molto semplice, quella del montaggio di un dorso, come vedete anche tirarlo via è questione di un attimo. L'esemplare che ho qui davanti è una Cambo che vi ho per l'appunto presentato con un obiettivo straordinario perché la brillantezza dei colori, la resa cromatica e soprattutto il dettaglio ovviamente inserito e contestualizzato in un angolo di ripresa sconfinato, vi permette inquadrature molto particolari sia nell'architettura che nel paesaggio. A me colpisce comunque ancora di più il fatto di utilizzare questa splendida lente quasi a mano libera, con una focheggiatura di tipo in stile telemetro e quindi lavorare in iperfocale, con pellicole con una modesta sensibilità dagli 800 ai 1600, che vengono oltretutto diciamo ben digerite dal formato, perché 6x12 è un formato molto importante. Mi piace molto utilizzarla così, in quei contesti, anche perché un po' il formato panoramico e un po' la qualità di queste lenti così belle danno delle fotografie molto diverse da quelle che otteniamo da una Leica o da un'altra macchina con un formato diverso. Vi ringrazio per aver guardato il video di PhotoArt, vi do l'appuntamento ai nostri prossimi video, soprattutto in tema di 6x12 e superiori. Al prossimo appuntamento con la Fuji G617, provate in esclusiva per voi una macchina strepitosa. Ciao da Stefano!